Il campanile a vela, al culmine di una bella mostra settecentesca in cotto con timpano e paraste, riveste il lato esterno dell'antico oratorio del Crocifisso. Ci accoglie all'ingresso un affresco del Trecento con la Madonna ed il Bambino assisa in trono e accompagnata da angeli. Sulla parete dietro l'altare una crocifissione di scuola Folignate del XV secolo presenta un Cristo in croce morente ed angeli della Passione. È affiancato da San Rocco, che indica le piaghe della peste. L'altare in nuda pietra, su un cippo cilindrico, è ritenuto dalla devozione popolare essere stato il coperchio del sarcofago che conteneva il corpo di San Rufino Martire, sepolto in questa terra e poi traslato nella cattedrale di Assisi. Sulla piazza antistante è situata la chiesa dedicata a San Giuseppe. La semplice facciata a capanna racchiude un sontuoso allestimento barocco che ha assunto le forme attuali alla fine del Settecento. L'altare maggiore presenta una mostra a colonne binate, marmorizzate, con all'interno una pala settecentesca dedicata alla Sacra Famiglia, contornata dai santi Vincenzo Ferreri, Antonio da Padova e Rufino Vescovo. Ai lati dell'altare, in cornici modanate, Santa Lucia di Siracusa, protettrice degli occhi, e dall'altro lato San Biagio Vescovo, protettore della gola. Sulla parete destra, in alto, una tela del 1653 raffigura Sant'Antonio Abate, con il caratteristico fuoco in mano e il pastorale, che con la mitria e le vesti policrome hanno fatto supporre trattarsi di San Rufino. Sullo sfondo, una bella scena campestre con l'aratura con i buoi e la raffigurazione del castello con fossato e ponte levatoio. Sul primo altare, in una nicchia, è la statua di Sant'Antonio Abate con il porcellino. Altare della Madonna del Carmine, che consegna lo scapolare a San Simone Stock del pittore Piero Angeloni, datato 1786. Alla parete opposta, altare del crocifisso del XVIII secolo, con San Francesco d'Assisi e il piccolo martire San Quirico. Altare della Madonna del Rosario, con Santa Caterina da Siena e San Domenico, tra i quali è da notare il bel paesaggio con il castello turrito, preceduto in primo piano da un magnifico mulino fortificato. L'oculo che illumina il presbiterio è ornato da una vetrata moderna con il Cristo risorto. Al di sotto troviamo una rappresentazione del passaggio della Santa Casa di Loreto sul cielo sopra Costano. Sopra l'ingresso, il finestrone è ornato con la vetrata del santo titolare, San Giuseppe, padre putativo di Gesù.